Ben trovati dalla redazione del TG60 per questa nuova edizione del nostro telegiornale che iniziamo con il sommario e i principali argomenti che approfondiremo in questa edizione. I titoli: si è aperta a Pistoia il dibattimento per il processo per la morte del giovane ciclista Michael Antonelli, vittima di un incidente durante una gara. Inspetto giustizia, ha detto la mamma del ragazzo all'uscita dal tribunale. Giornata in Val di Nievole per il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, tappa a Montecatini e Chiesini, dove ha incontrato associazioni in realtà del volontariato e della disabilità, alla visita dedicata al primo piano di questa sera del nostro telegiornale. Al Circolo di Spazzavento intanto hanno partecipato all'incontro con ospiti Romano Prodi e Vanino Chiti, tra i temi toccati le guerre in corso, l'Europa, la sinistra, spunto l'ultimo libro dell'ex presidente della Regione Toscana. 60 anni dopo anche al Teatro Bolognini è stata ricordata la tragedia del Vajont sul palco, come in oltre 100 teatri del paese lo spettacolo tratto dallo spettacolo di Marco Paolini, in cui si racconta la vicenda avvenuta nella notte del 9 ottobre del 63. Mercoledì turno infrasettimanale per la Serie B di basket in campo, la Fabo Aeron si è impegnata in trasferta in casa della Virtus Arechia a Salerno, la Geva Montecatini ospita al Palaterme il Fiorenzuola bis. E andiamo adesso dunque a Pistoia, l'avete visto dal sommario, l'apertura del dibattimento del processo per la morte del giovane ciclista Michael Antonelli. Nella sala Gratteri del Palazzo di San Mercuriale del Tribunale di Pistoia è iniziato davanti al giudice Pasquale Cerrone il dibattimento del processo per la morte di Michael Antonelli, il giovane ciclista che il 15 agosto 2018 cadde in una scarpata durante la 72esima edizione della gara ciclistica Firenze-Viareggio lungo la strada regionale 66 nei pressi di Limestre sulla montagna pistoiese. Che cosa vi aspettate da questo processo? Mi aspetto solo un po' di giustizia per il mio Michael, capire cosa è successo quel giorno e basta, solo quello, capire cosa è successo e se possiamo farlo evitare per altri ragazzi. Comunque il mio Michael aveva 18 anni. Dopo la caduta Michael fu ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Careggi di Firenze, ma non si riprese mai e morì 2 anni dopo, il 3 dicembre 2020, per insufficienza respiratoria da Covid. Il giovane, originario di San Marino, era tesserato per la Mastro Marco Sensi Nibali di Lamporecchio. Al processo erano presenti il fratello Mattia e la mamma Marina Mularoni, difesi dagli avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi di Rimini, costituitisi parti civili insieme al padre Luca Antonelli, assistito dall'avvocato Flavio Moscat. Gli imputati, il direttore di gara e il presidente della società organizzatrice, sono invece difesi dall'avvocato Nuri Venturelli. Nel corso dell'udienza è stata ascoltata la testimonianza dell'ingegnere Riccardo Bertini, consulente tecnico del pubblico ministero Leonardo De Gaudio, che ha ricostruito la dinamica dell'incidente. Michael cadde su una curva cieca uscendo dalla carreggiata nel punto in cui non vi erano protezioni, proprio nel varco tra la fine del guardrail e l'inizio di un muretto a delimitazione della strada. 5 pazienti armeni in fuga dal Nagorno-Karabakh, la regione separatista che è tornata sotto il controllo dell'Azerbaigian dopo una violenta azione militare, sono stati accolti proprio in queste ore in altrettanti ospedali italiani. Il trasferimento dall'area di crisi è avvenuto nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile grazie al supporto della centrale remota di operazione di soccorso sanitario, la CROSS, che ha sede a Pistoia. I feriti sono stati trasportati con un volo dell'aeronautica militare fino a Pisa e poi smistati in strutture sanitarie di Roma, Pisa, Parma, Milano e Torino per ricevere le necessarie cure. E crollo nella produzione di olio nei frantoi pistoiesi, secondo una stima di Coldiretti, la diminuzione del prodotto per la mancanza di olive si aggira tra il 70 e l'80%. Nel più antico frantoio pistoiesi, lo Spinelli, nato nel 1781, nel primo giorno di frangitura si è passati da 14.000 kg di olive a 320. Se non piove nei prossimi giorni, ha spiegato Coldiretti dando la notizia, le poche olive rischiano di cadere in terra già secche, dunque il calo alla fine produttivo potrebbe avvicinarsi al 70%. Restiamo in casa della Coldiretti, che a Firenze ha consegnato gli Oscar Green. Non è vero che i giovani non vogliono coltivare i campi, allevare animali, tagliare la legna nel bosco o guidare il trattore. A sfatare l'antipatico cliché sono le oltre 3.000 domande presentate per bandi regionali del piano di sviluppo rurale nel periodo 2014-2022. È il quadro fornito da Coldiretti Toscana in occasione degli Oscar Green regionali 2023. Il premio, assegnato ogni anno alle imprese agricole più dinamiche, innovatrici, sostenibili, la cui premiazione si è tenuta a Firenze sotto lo slogan Generazione in campo.
Quasi un decimo delle aziende agricole under 35 si trova nel Pistoiese e una di queste ha vinto l'Oscar Green della Toscana nella categoria impresa digitale. Si tratta di Ager Olivia, azienda pistoiese ideata da Tommaso Dami, 33enne, Ana Soto, 29, e Cosimo Lunetti, 25 anni, che in soli 2 anni hanno preso in carico ben 3.000 olivi tra Pistoia, Montecatini Terme, Montale e Vinci, grazie ad un modello di business basato sull'adozione degli oliveti da parte di appassionati e da parte di investitori strutturati. Ager Oliva nasce nel 2021 con l'obiettivo di salvaguardare tutti gli oltre 4 milioni di olivi abbandonati in Toscana. In che modo lo facciamo? Attraverso adozione a distanza da parte di chiunque, sia privati, istituzioni pubbliche che aziende. Congratulazioni a questa azienda che ha vinto l'Oscar Green nella zona pistoiese, e promuove con idee innovative il paesaggio toscano e la nostra economia. E sono giovani che si danno tanto da fare e siamo veramente orgogliosi di loro. I numeri delle adozioni sono già importanti, parliamo di oltre 3.000 ad oggi, e prevediamo molte migliaia in più già per il prossimo anno, con una crescita più che esponenziale. Dare un'anima alla sinistra, idee per il cambiamento, è il titolo del nuovo libro di Vannino Chiti, che è stato presentato ieri sera al Circolo Acci di Spazzavento a Pistoia, un incontro a cui ha partecipato anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi e che ha toccato temi non soltanto legati alla politica nazionale. Le guerre, dal conflitto scoppiato tra Israele e Hamas a quello in Ucraina, il ruolo dell'Europa e il suo futuro. Ha preso il via guardando a cosa sta accadendo nel mondo. L'incontro che al Circolo Arci di Spazzavento a Pistoia ha visto protagonisti l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi e l'ex senatore e presidente della Regione Toscana Vannino Chiti. Ormai c'è tutto uno scenario inquieto che prende mezzo mondo. Adesso non pensiamo mica che stia fermo il Medio Oriente su questi problemi. Le guerre esplodono, io penso che esplodono da un lato per problemi che non sono stati risolti, non sono stati affrontati dalla politica, e dall'altro, come diceva, come sottolineava oggi, c'è bisogno della politica, e la politica ha bisogno di istituzioni per poterla fare, dell'Unione Europea che afona, delle Nazioni Unite che sono anche loro paralizzate dal diritto di vedere. L'occasione dell'incontro è stata la presentazione dell'ultimo libro di Chiti, Dare un'anima alla sinistra, idee per un cambiamento. L'anima la si dà dialogando con la gente, la si dà sentendo i problemi, cosa hanno bisogno. Io spero che la sinistra torni ad essere protagonista e anche a unire una coalizione progressista, cercando di dare... di avere un'analisi critica, autonoma della società e proporre degli obiettivi concreti che la migliorino, che realizzino la giustizia, l'uguaglianza. Ha chiesto come si può cambiare la situazione e la si cambia solo stando insieme con una coalizione. Ormai la società è frammentata in tanti pezzi, se non mettiamo insieme i pezzi non ci sarà mai un futuro. Andiamo adesso a Fognano di Montale, dove è stato completato l'operazione di restauro degli affreschi nella chiesa di San Martino. Nella chiesa di San Martino a Fognano, nel comune di Montale, sono state restaurate le parti pittoriche settecentesche. Per festeggiare la conclusione dei lavori, la comunità ha organizzato una cerimonia inaugurale. Sì, siamo molto contenti. Io primo come parroco e poi tutti i parrocchiani, perché grazie al finanziamento di Magicas Giovanni Torracchi è stato possibile fare quel restauro. La chiesa è stata riportata alla sua precedente bellezza e ne siamo contenti. E io personalmente, perché questo non è soltanto un restauro artistico, ma soprattutto un restauro spirituale, cioè un restauro che esalta lo spirito a Dio, rende la Chiesa più bella, e Dio è bellezza, e quando si prega in questa Chiesa è tutt'altra preghiera. Sono estremamente felice di essere qui oggi all'inaugurazione dei lavori di restauro della Chiesa di San Martino a Fognano.
Davvero è stato un lavoro complesso, da detto da chi ha fatto questi lavori, però il risultato è eccezionale. La chiesa di San Martino è un gioiello e ora appartiene alla comunità montalese, non soltanto cristiana ma a tutta la comunità montalese, insieme a tanti altri gioielli che ci sono nella mia comunità. Ringrazio Don Cristoforo e tutti quelli che hanno lavorato affinché sia venuto fuori questa bellezza che è la chiesa di San Martino. Il restauro è stato possibile grazie al contributo dell'azienda pistoiese Magicas. Il recupero di questo gioiellino per me è stata una cosa di grande soddisfazione. Io tutto sommato professionalmente sono contento della mia vita. Allora, quando le cose vanno, diciamo, bene, certe cose bisogna farle anche ricadere sulle comunità e in modo particolare per quanto riguarda i miei babbo, la mia mamma, tutti i miei, diciamo, trascorsi di generazione, che sono tutti originari di questo posto. Restiamo a parlare di arte, ma andiamo al Park Valk di Pescia, dove sono state installate 4 sculture realizzate da studenti del liceo artistico Berlinghieri. 4 sculture create dagli studenti del liceo artistico Berlinghieri di Pescia, installate all'interno del Parco Valk, nella zona di Valchiusa della città dei Fiori. Sono sculture in legno raffiguranti gli animali del mondo di Pinocchio, quelli meno noti della fiaba, il pappagallo, il serpente, la lumaca e la lucciola, a cui si è aggiunto successivamente un quinto animale, il granchio. Le sculture sono state progettate e realizzate nell'anno scolastico 2022-2023 dalla classe terza BL, sezione arti figurative del liceo artistico Berlinghieri, in collaborazione con l'artista contemporaneo Pietro Arnoldi. I ragazzi hanno fatto un viaggio all'interno della fiaba di Pinocchio, quindi la fiaba vera, perché molti ci siamo accorti che molti di noi ancora non conoscevano la vera storia di Pinocchio. Quindi abbiamo fatto questo viaggio iconografico dove abbiamo trovato gli animali fantastici che sono tutti all'interno nel percorso della vita di Pinocchio. Allora, all'inizio li abbiamo fatti in maniera più realistica per fare prima uno studio dal vero, dopodiché poi abbiamo deciso di, diciamo, portare qualcosa di personale nelle nostre opere e quindi le abbiamo anche reinterpretate in maniera più grafica e piano piano poi a forza di progettare sono venuti fuori questi lavori, quindi è stato un lavoro proprio di gruppo perché abbiamo unito idee di più persone insieme. Le sculture sono state installate adiacenti e ben visibili alla via della Fiaba. Il Parco Valk è infatti l'inizio della mulattiera che porta al Parco di Pinocchio di Collodi. Il parco è qui a Pescia, nella zona scolastica, nel polo scolastico di Valchiusa, dove è praticamente la partenza naturale della via della Fiaba. Questo è un parco di proprietà del comune, in concessione alla Pinocchio Sport Pescia, e appunto abbiamo dato la possibilità all'Istituto Sismondi di fare queste opere. Questo è una struttura, il Parco Valk, ben tenuto, comunque sia l'amministrazione si dovrà impegnare nei prossimi anni a lavorare di più, a far sì che venga ancora più valorizzato, soprattutto il percorso di via della Fiaba, perché sia meta, come lo è già, ma lo sia ancora più meta, di percorso di turisti per collegarsi appunto alla meta turistica di Pinocchio. A Pistoia, nel 60° anniversario dall'evento, è stata ricordata con uno spettacolo teatrale la tragedia del Vajont. Al piccolo Teatro Bolognini, un evento speciale in contemporanea in oltre 100 città italiane. Vajont 23, un'azione corale di teatro civile a 60 anni dalla tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone. Lo spettacolo, con l'adattamento di Annibale Pavone, è tratto dal famoso racconto di Marco Paolini, che ha curato anche l'evento a livello nazionale. Sul palco gli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana, diretto da Federico Tiezzi. Paolini ha dato libertà assoluta per quanto riguarda appunto il testo della lettura, anche se ha dato il suo testo del suo spettacolo come base, però ha dato libertà assoluta, chiedendo però che all'ora del disastro ci si fermi tutti al suono della campana del Vajont, che ogni anno ricorda le vittime. Il teatro proprio deve avere, secondo me, questa funzione di farci domande sia su di noi, sull'uomo, ma sia sulla realtà che viviamo e sul mondo che abitiamo,
e aiutarci a cambiarlo. O almeno provare. La Save sapeva da tempo che la Valle del Vajont non era adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. La produzione dell'associazione teatrale pistoiese. I 60 anni della tragedia, del dramma del Vajont non potevano restare sotto silenzio, è nata questa iniziativa nazionale alla quale noi abbiamo subito aderito. Prima dovevano essere 100 teatri in tutta Italia che in contemporanea stasera propongono il medesimo testo con drammaturgie, ciascuno a misura della propria realtà. I teatri sono diventati 135 con grande visibilità nazionale, ma al di là di questo è importante che 135 teatri in tutta la penisola abbiano voluto ricordare con una riflessione, con un pensiero, un momento così epocale nella storia del nostro paese. Davvero si potrà provocare una caduta graduale? O si avverrà con un unico schianto, dalle conseguenze disastrose? Altre storie, quelle delle spose di guerra, sono state ricordate a Pistoia con un convegno nella Sala Maggiore. Era il 7 ottobre del 1945 quando dal porto di Livorno salirono a bordo della nave Pedro II 58 donne, 8 erano pistoiesi, destinazione Brasile. Erano spose di guerra, come saranno poi definite dalla storia, donne, madri, che lasciarono le loro famiglie seguendo i militari del paese sudamericano di rientro verso la propria patria. 78 anni dopo Pistoia le ha ricordate su iniziativa dell'associazione Linea Gotica con un convegno molto partecipato ospitato nella Sala Maggiore di Palazzo di Giano e realizzato grazie alla collaborazione con il CUDIR e il Comune. Un'occasione per raccontare e fare in memoria delle vicende di donne, alcune delle quali fecero ritorno in patria, e dei figli nati da quei matrimoni attraverso le ricostruzioni di storici, esperti e dei discendenti delle spose di guerra. Alcuni sono tornati indietro, più che altro le donne sono tornate indietro perché hanno trovato un mondo che non conoscevano e che non si aspettavano. E io sono nato a Rio de Janeiro, altri sono nati qua e si è creata questa generazione che è stata comunque un po' slegata negli anni. Qua è tornato mio padre con l'intenzione di portare via mia madre e invece poi alla fine ci è rimasto lui per una serie di motivi concatenati. La famiglia Pereira è ancora qui a Pistoia. Un evento che rafforza i legami di Pistoia con il Brasile, partendo da queste vicende per arrivare al Sacrario di San Rocco e alla recente stele che in Piazza della Resistenza ricorda le infermiere del paese sudamericano che operarono nell'ospedale da campo che lì era stato realizzato nel 1944. Oltre a questo convegno che è il primo atto, il secondo atto sarà quello di mettere altri due totem che riguarderanno in pratica la storia della FEB e la storia del cimitero brasiliano, in maniera tale che chi va a vedere la stele possa capire che c'è il cimitero e viceversa chi va al cimitero possa capire che c'è una stele. E ora parliamo del nuovo bando di Publiacqua dedicato al mondo dello sport. Dopo gli oltre 306.000 euro distribuiti ed i 95 progetti sostenuti nei tre anni precedenti, Publiacqua pubblica un nuovo bando sport a sostegno di progetti specifici. L'ammontare complessivo messo a disposizione per il cofinanziamento di questi progetti sarà di 100.000 euro. Il bando sport va a sostenere tutti quei soggetti che svolgono attività di carattere sociale, utilizzando lo sport come strumento educativo e di inclusione, di recupero e di socializzazione, ed è riservato a soggetti che operano sul territorio dei 46 comuni dove l'azienda gestisce il servizio idrico ed ha come data di scadenza per le domande il 31 ottobre 2023. L'obiettivo di questo bando è dare un contributo, come ci è stato richiesto dai nostri soci, sono i nostri comuni, dare un contributo a supportare le attività vive della loro collettività. In questo senso il Publiacqua si impegna a finanziare dei progetti assieme alle società sportive che vorranno rispondere a degli obiettivi che abbiamo posto, cioè quello dell'inclusione, quello del sostegno, l'aspetto educativo in ambito sportivo, a quello dell'abbattimento delle barriere. I partecipanti dovranno fare la domanda attraverso un format molto semplice, già predisposto sul sito.
l'importante è che in sede di domanda i soggetti proponenti evidenziano come andare a evidenziare il finanziamento di Publiacqua all'iniziativa. Publiacqua con questa iniziativa cerca di dare il proprio contributo affinché le società sportive possano avere ulteriori supporti nello svolgimento della loro funzione. Vi lascio al primo piano che vi ho anticipato in occasione dei titoli, ovvero la giornata trascorsa in Val di Nevole da parte della Ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, una presenza sul nostro territorio da parte dell'esponente del Governo per incontri che sono serviti a raccogliere idee in funzione della realizzazione del Piano Nazionale della Disabilità. Vi lascio al primo piano, curato da Massimo Pannocchi, poi lo sport. Noi ci ritroviamo subito dopo per gli aggiornamenti sul fronte della cronaca. Restate con noi. Un'agenda ricca di appuntamenti, tutti in Val di Nevole, tra Montecatini Terme e Chiesi Nunzanese, per il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. L'obiettivo è incontrare, parlare con le associazioni del volontariato, ma soprattutto del mondo della disabilità. Con chi sul campo ogni giorno si occupa di disabilità, in particolare di inclusione, accessibilità, salute e benessere, con riferimento allo sport, ai giovani, alla cultura, al turismo, ai trasporti, alla mobilità, alle tecnologie assistive e all'inclusione. La prima tappa questa mattina, poco dopo le 10, a Montecatini, al centro socio-riabilitativo Anch'io, di via Giovanni Boccaccio. Qui il ministro ha incontrato il personale, alcuni degli ospiti della struttura. Da lì si è poi recata per un sopralluogo ai semafori per non vedenti installati dall'amministrazione comunale all'incrocio tra Corso Roma e Viale Simoncini. Che situazione ha trovato e sta trovando? Ma insomma, stamattina ho visitato una realtà bellissima di un centro diurno per ragazzi con disabilità qui a Montecatini, e poi anche nelle mie precedenti visite in Toscana ho trovato degli spazi, delle associazioni, un mondo insomma fatto di tante realtà che riescono, anche collaborando con le istituzioni, a portare avanti progetti importanti per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Io credo che siano segnali importanti da saper cogliere per lavorare insieme per il futuro, anche perché questo è un momento di profondo cambiamento, grazie anche ai fondi PNRR, grazie all'attuazione della legge delega sulle disabilità che cambierà molte cose a partire dall'anno prossimo proprio in tema di disabilità, e soprattutto nei territori dove si può, lavorando insieme, veramente fare molto di più, a partire anche dai piccoli segnali. Nel pomeriggio, nella sala portoghese delle Terme Tettuccio, l'incontro con le associazioni dei disabili e del volontariato. Senta, lei in questo momento sta ascoltando un po' il territorio, che cosa le viene richiesto? Ma soprattutto le famiglie, molti genitori chiedono di migliorare per esempio la legge sul dopo di noi, perché è una preoccupazione grandissima per tanti familiari, si lega anche al tema del caregiver familiare convivente, quindi diciamo che le risposte da questo punto di vista sono che a brevissimo, entro fine ottobre, partirà il tavolo per scrivere la cornice normativa che dà insomma un'attenzione particolare ai caregiver familiari, che sono persone che amano, che curano, non vogliono essere sostituite ma sostenute in questo percorso di vita, in questo compito. E poi per il dopo di noi è già partito invece il tavolo che sta lavorando a una proposta di modifica della norma, proprio per ampliarne le maglie, per renderla un durante di noi, per accompagnare davvero i ragazzi a una vita adulta. Il ministro Locatelli si è quindi spostata a Chiesino Zanese per un ulteriore sopralluogo alla cartellonistica inclusiva disposta sul territorio comunale lo scorso mese di aprile. Il Piano Nazionale della Disabilità, che punto è, e se questo fa parte ovviamente di ciò che dovrà essere inserito all'interno? Beh, assolutamente sì, tutto fa parte di una progettazione che vuole essere triennale, che è partita con le linee guida che sono uscite da Expo ID di Rimini poche settimane fa, e che adesso con l'insediamento, che dovrebbe esserci il 6 novembre, del nuovo Osservatorio Nazionale sulla Condizione di Vita delle Persone con Disabilità, scriverà nel giro di un anno il nuovo piano che firmerà il Presidente della Repubblica. Quindi si terrà conto di tutte le interazioni con i diversi ministeri, la quantificazione anche delle risorse che già si spendono per programmare gli interventi futuri.